Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati sulla remastered di The Walking Dead. Oggi il gruppo cerca di riprendersi dopo le numerose perdite della scorsa puntata. Rebecca è pronta a partorire e la povera Sarita ha i minuti contati. Ovviamente la sfiga è in agguato, almeno qualcuno puccia il biscotto e incontriamo un misterioso ragazzo russo. Buona visione! Perfetto, riprendiamo da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio. Contro ogni aspettativa, Sara è ancora viva. Anche se onestamente stavo per lasciarla lì, vi giuro, non la sopporto più. Ciccio, non sei messo bene tu, eh? Look, I hate to ask this, but are we there yet? We're not far. Vorrei dirle di non deludermi, ma bisogna comunque che si dia una mossa. Please, Sarah, you've got to start trying. Or you're not gonna be okay. People won't want to help you if you aren't trying. But I'm not okay. Sì, di testa lo sappiamo, Ciccia. Can you do that? She just needs a little time, Clem. Ma se volevi che l'abbandonassi, ma mi prendi per il chiurlo. Ah, guarda, è messa peggio di Ben, questo è poco ma sicuro. Non è che mi fido tanto, Jane, eh? I wouldn't have to. And just because you got her out of there today doesn't mean you saved her. Trust me. Le ho dato una seconda possibilità almeno. Ora tocca a lei. Jamie too, but she gave up. As soon as you guys said go, I was the first one up on the roof. I had already made up my mind. Luke, you can't let it eat away at you. No, Luke, siamo onesti. E Sara, chiunque l'avrebbe abbandonata, sarà abbandonata da sola praticamente. I dragged my sister across four states. And every morning she'd say she wasn't getting up. So I'd convince her, or push her, goddamn carry her if I had to. Until this time, walkers cornered us, forced us up to the roof. And when they kept coming, I couldn't make her jump, couldn't throw her. So I tried something else. I told her she could have what she wanted, and I left her there. Jumped to the next building over by myself. You left your sister? Jane, I'm really sorry. A un certo punto devi lasciare che le persone o si aiutino da sole o non vadano avanti. Killed me for a long time, but I finally realized that I'd put her on a forced march through hell when all she really wanted was for me to let her go. Certa gente non è disposta a combattere neanche per se stessa. Sarah was that way too. Jane? No regard for her own safety or ours. I hope I did the right thing. I think you did. Come on, let's get back to your friends. Onestamente non credo cambierà più di tanto. Certe persone non ce la fanno a prescindere. Non gliene faccio una colpa, onestamente. Mi domando se nel frattempo Kenny, tuttavia, si sia dovuto occupare di Sarita quando siamo andati via. Non era in buone condizioni. Son. You found him. Yeah, I'm a little amazed myself, to tell you the truth. If it weren't for Clem and Jane, well, I don't know what would have happened. Willa, partoriente, come va? Tutto bene? Sarah, how you doing, honey? Non tanto bene, direi, eh? That's okay, sweetie. Whenever you're ready, just go ahead, you're here. Wait, where's Nick? Il bastardo si è unito al club zombie. How about we go for a walk? Ah, ragazzi, a proposito di Nick, siccome nei commenti ho visto tanta gente Lon, se tu non avessi ucciso Lee nella prima stagione, avresti trovato al posto di Nick il corpo di Lee zombificato. Signori, è una mod. Un tizio ha preso le texture di Lee e le ha messe al posto di Nick. Non credete a tutto quello che vedete online. È come quando giocavo a Cuphead. Lon, sotto il ponte c'è un livello segreto con Elo Neighbor e via dicendo. No, era un video musicale. Signori, ma informatevi quando guardate le cose. Avanti. Let's just give him some space. I have something I need to talk to you about too. Dai, avanti, riprenditi. Era così legata a Nick? Non dava l'impressione, onestamente. Rebecca, avanti. I ain't gonna sugarcoat this. That baby's coming even faster than Rebecca's letting on. But I was hoping you might know. Does Luke know anything about babies? Concepirli sì, probabilmente. I don't know. Kenny. Carlos teaching him anything? Kenny had a family. He could help. Where is he? No, dov'è Sarita? Noto che non sono qui, quindi. He
brought Sarita in there not long after you left. I don't know if he's done it yet. I ain't seen him since. I'll go in there. Thank you, Clem. I really do think that might be best. Sì, vabbè, lo scorso episodio mi ha quasi sbranato la faccia, Kenny. Ah, buongiorno. C'è nessuno in casa? Posso entrare? Come state? Tutto bene? Avete bisogno che qualcuno faccia fuori Sarita? È già morta? Vedo un sacco di sangue. I wanted to check on you. Make sure you're okay. Kenny? She didn't want me to wait. But I have to. In case by some crazy chance, she didn't come back. That beautiful face. Sarita was a good person. I liked her. Sì, era un'anima buona. Feels like to get beaten almost to death. Peaceful. It feels peaceful. It was like I was floating away, watching the whole thing happen to me. Ok, questa era una cosa che non mi sarei aspettato. Nothing's changed. I'm still taking a beat every day. Duck. Gotcha. Sarita. No peace. No rest. The punches just keep coming. Non interromperlo. A volte bisogna solo ascoltare. Finished me off. Obviously, I ain't helping anyone by being here. The baby's almost here, and Rebecca needs your help. Yeah, I guess she does. Visto? Non sei completamente inutile. La vita va avanti. No, non toccare. It's nothing. Hadn't killed me yet anyway. Don't be stupid. It could be infected. Mi dare un'occhiata com'è. Uno splecchiate. Non era un buon segno. Ti sono rotte le acque? Oh, con tutte le vite che abbiamo perso, questa è la prima che guadagniamo, in fin dei conti. Ma povera Sarita, ha fatto veramente una brutta fine. Are you okay? How does it feel? It feels wet. That's how it feels. What's going on? Rebecca's water broke. Ooh. Oh, Christ. We should... I don't know what we should do. Kenny, thank God. I think the baby's coming. What do we do? All right, give me a second. No way can Rebecca trap her like this. He's right. She's gonna make a lot of noise. They'll be able to smell her too. Now you got no choice but to lock down and ride it out. It hurts more than before. Is something wrong? Dobbiamo trovare un posto sicuro, gente. This place doesn't seem safe for a baby being born. That map shows a couple of buildings nearby. Maybe one of them could do the trick. Non c'è un museo da qualche parte. Vedo scritto museo, ecco, c'è scritto sul cartello lì a destra. The museum seems like it could be a good start. I'll go. Good idea. Mike, think you can go with her? Sure thing. I'll check the building by the river. Okay then. Kenny, you stick with Rebecca, and I will check the perimeter for walkers. Sarah? Sarah. Just stay here with Rebecca and Kenny, okay? Clem, I know it must have been hard, but thank you for talking to Kenny. I'd love for you to give me and Mike a hand looking at the museum, but I was thinking, how do we know Janie just gonna take off? Maybe you should go with her, make sure she comes back. What do you mean by that? You know, she doesn't seem to like being around people much, and she volunteered to head off awful fast. I guess it could be needed. I don't know if Jean will come back. I think she's scared about the baby. That's what I was afraid of. That's why it might be a good idea to have you go with her. Okay, we're looking for warm blankets, clean water, disinfectant. No, Sara è una causa persa, è meglio se andiamo a controllare Jane. Lei ci tornerà molto utile. Non vedo l'ora che finisca questa seconda stagione, così sto bug della musica verrà risolto, perché è stato veramente imbarazzante. No, davvero, sviluppatori, vi dovreste vergognare. E non gli sviluppatori del gioco originale, ve lo ricordo. Gli sviluppatori della Remastered, perché dovrebbe essere una casa di sviluppo differente, in effetti. Jane, dove sei di bello? Il lato positivo è che siamo in parte al centro visitatori. Se troviamo un'entrata, forse possiamo rifugiarci anche qua. Non ci sono zombie, però. Ciccia, avanti, mica sei tu che devi partorire, eh? Puoi anche dare una mano. Are you okay? Yeah. Yeah. Just a lot's happened today, and I don't know if... Su, avanti, il peggio dovrà ancora venire. Well,
It's sometimes good to have someone watching your back. Oh, vedi che non sei solo un lupo solitario allora. So, come on, partner. Let's go check out that deck. Partner? Don't let it get to your head. Let's go. Ah, a quanto pare anche tu hai un cuore, Jane. I hope this place is what we're looking for. God knows we could use a break. Sì, in effetti abbiamo perso una marea di compagni lo scorso episodio. Ed è un miracolo che Sara sia viva. È praticamente l'unica che sono riuscito a salvare. Gli altri, per gli altri non c'era speranza. Mio Dio, 3 morti in un unico episodio, praticamente contando anche Sarita, Nick e via dicendo. Check this out. This gate's still locked, which means that hopefully no one's gotten to whatever was locked in there in the first place. La porta dietro di noi può essere chiusa ed è in metallo, peraltro. That could be a place for Rebecca to have the baby. Yeah, that's what I was thinking. Maybe I can pick the lock. Con quello. Nail file? Versatility is not overrated. Scusa, ma non puoi svitare le viti? Mi sembra molto più saggio. Wouldn't hurt to try a heavier hand with this thing. See if you can find something bigger. We might need to bust the mechanism. Ok, perché sì, insomma, se togli le viti è praticamente fatta. Trovassimo un cacciavite o qualcosa del genere. Un piede di porco per far forza. Aspetta! Kenny aveva un piede di porco e l'arma con cui ha ucciso Carver. Probabilmente il cretino non se l'è portato via. Diamo un'occhiata letteralmente dovunque, anche nella monnezza se necessario. No, not even trash. Mamma mia, qualcuno ha ripulito tutto. Maledette donne delle pulizie. Jane? Penso che con il cannone forse riusciamo a far breccia. Ma non penso funzioni, dovrebbero essere cementati davanti. You think this thing still works? Check the muzzle, Napoleon. Oh. They fill them with cement, so they're safe. Infatti. Il prete di un comune vicino a dove sono nato io, non chiedetemi perché, è appassionato di armi della Seconda Guerra Mondiale. Lui, all'interno della sua casa, ha una contraerea della Seconda Guerra Mondiale e una marea di cimeli lasciati dai nazisti ai tempi d'oro. È una roba assurda! Ovviamente non funziona la contraerea, è stata cementata anche in quel caso. Però è un ometto particolare, in effetti. Ow! Shit! Che hai fatto? Ok, abbiamo il telescopio numero 2. Vediamo un po'. Beh, non c'è nessuno? Forse... quello chi è? Spavento! Sembrava un ragazzo. Shit. He's coming this way. Direi non più di 16 anni. I don't like having some stranger sneaking around, so can we fight him? Could be too risky. I didn't get a good look at him. But we should scope him out and see what he's up to. Ha delle difficoltà a camminare, ha un tutore sulla gamba, come potete vedere. We've got enough on our plates with a baby coming. Maybe I can try talking to him. Good call. Eccolo che sta arrivando. Com'è possibile che quel legno non scricchioli, non ci è dato sapere? Dietro il cannone, Clem, non c'era un punto migliore? No. Sì, ha chiaramente un tutore, quindi ha difficoltà ad deambulare. Diamo un'occhiata. Sta controllando nella monnezza. Proviamo a parlarci, vediamo un po'. Salve, buongiorno. Ui! Va tutto bene? Sono solo un kid. Per favore, non hurt me. Perché non mi risponde? Chi sei? Forse non parla? I'm Argo. I'm going to go. I don't want to shoot. Ma tu, amico di Barretta, ha riconosciuto 100 lontano un chilometro. I don't want to shoot anyone. Especially маленькая девочка. Little girl. You don't have to shoot anyone. Just put the gun down. Bonnie. Ok, brava Jane. Put the bag down. No, non rapinarlo. Va tutto bene, dimmi che non... Make sure he doesn't have any other weapons in there. Ho la testa di qualcuno? È già successo in passato di trovare teste mozzate nelle borse, quindi lasciamo stare. Di questi tempi bisogna aprirle con molta calma. No, I have no more guns. Wow. I swear to you. We just need to make sure you're not a threat. You durak. Clementine, un sacco hurry. Di farmaci qua dentro. Wow. That's a serious stash of meds. Sì. Ha derubato una farmacia? No. Take whatever you want, but don't take the medicine. It's for my sister. My older sister, she's sick.
The pain makes her cry and that makes those things come. Please! Is it just you and your sister? No. I have many friends. In the woods. Sister or not, we could really use that stuff. No, vabbè, no, dai! You are not nice people! You have already left me defenseless and now you take my sister's medicine? You are vuri! Hey, we've got people who are suffering. Who need this medicine? Luke's still a wreck after Carver's. Kenny's a mess. Rebecca's in pain. Look at all of it. Clementine, we need people that stuff. You are suffering just as much as yours. You are not special. Fermi tutti. È così che Lee è finito nei guai, anche se tecnicamente lui non aveva derubato la macchina del tizio nella prima stagione. In verità non sappiamo neanche il nome del tizio, non ce l'ha mai detta. Quindi restituiamo la borsa e andrà tutto bene. Fucking worried about your sick sister. Please don't make my sister suffer. She has been through enough. Oh yeah? Well, I think you're just some junkie. Probabile. You know what that word means, huh? No, I'm telling the truth. I swear upon my own. Va bene, gli credo, dai, non importa. Comunque non è roba nostra. Fosse morto, ok, gliela ruberei però. I'm not robbing anybody. Just let him go. Thank you, Clementine. Thank you. Aia, Jane, ti sei fatta un nemico? Guardati le spalle da questo momento in poi. Wow, 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 che fai? Bonnie. What are you doing? You don't have to do this. Jane, don't do it. Ah, lo vuole solo minacciare per spaventarlo. Don't you ever come around here again. I don't care if you do have some sick sister. The next time I see you, you won't just be walking away. Go. Ok, siamo stati anche onesti. Cioè, l'abbiamo un po' spaventato, non se lo meritava, però è anche normale in questo contesto post-apocalittico. Ridagli la pistola, togli i proiettili. Ciccia, va tranquilla, non è successo niente, santo cielo. Threatening some stupid kid. We should go get everyone else. Yeah. Peggiore delle ipotesi, puoi usare la pistola per far saltare il lucchetto, Meglio che niente. Go get the others. I'm gonna get this place opened. Now we need to get moved in ASAP. Non mi aspettavo che sarebbe stata così tanto sconvolta. Sembrava una persona molto più dura nel cuore e che non si farebbe troppi problemi a fare del male al prossimo, ma immagino che mi fossi sbagliato. Luke, ciccio! Clem, hey! Any luck with that observation deck? I was just checking on Rebecca and Kenny. They said they had heard from you. I don't guess there'd be much, but Jane seemed pretty resourceful. Jane and I were trying to open the gift shop when a stranger showed up. What? Shit. This is the last thing we need right now. Jane took his gun and scared him off. Avrei potuto fare la spia dicendo che lo voleva derubare, ma non vale la pena. Well, glad you're okay. Is Jane still up there now? Yeah, she's trying to get the gift shop opened. No, I can't figure her out. Sì, è una persona abbastanza criptica da quel punto di vista. I'm still not sure what to think about her. She's strong and she's been helping us, but she's cold. Maybe. No, always that cold. I'm definitely starting to think we might need to branch out. What do you mean? Jane seems like the kind of person who gets tempered by hardship, you know? Sì, è un problema in effetti, No, io l'ho sempre detto, non sono mai stato un grande fan di Kenny, per quanto in molti, ho visto nei commenti, lo siano. È sempre stato impulsivo, nella prima stagione avrebbe ucciso chiunque, anche gli innocenti, pur di dar priorità alla propria famiglia. Un po' lo capisco, ma non puoi far tutto a discapito del prossimo. E adesso che non ha più nessuno da difendere, presumo diventerà a prescindere più aggressivo. Signori, dobbiamo anche darci una mossa, la giornata sta finendo e stanno calando le tenebre. Quindi non abbiamo ancora un riparo e questo è un problemone. Nothing's wrong. Babies know how to be born. E tanto non lo puoi fermare, ciccia. Clementine. What'd you find? The building around back has an observation deck.
No, traduttori, non è quello che ha detto Clementine. Ha detto che fra gli edifici che hanno controllato ce n'era uno che aveva una piattaforma d'osservazione. Somewhere the baby will be safer? It's coming so much faster than I thought. It's high up, so it should be safe from walkers. Sounds good. As soon as Mike and Bonnie are back, we'll go. Ma sì, li butti giù dalle scale, non è che ci sono troppi problemi. È il lato positivo che devono passare dalle scale che sono strette. Glad you made it back safe. How are you feeling? Scared and it hurts. I wish Alvin was here. Everything Alvin did was for you and the baby. Back at Carver's, in the office. He stayed behind to stop the people chasing us. He died to keep us safe. Jesus. Of course. Of course he did. I know it's a waste of time, but I can't stop thinking about things I should have said to him. Things I should have talked to him about. A prescindere non sarebbe uscito vivo da quel posto, eh. How am I ever going to do this without him? Alvin told me that he thinks the baby's going to be a girl. Oh yeah? That big dummy never did have a sense for these things. I've got a feeling this one's a boy. You're a good kid, Clementine. I'm glad you'll be there to watch out for this baby. Oh shit. I got this. Mi sa che lei morirà per complicazioni del parto, eh. We ain't seen Mike or Bonnie in a while, and I'm not saying I don't trust them, but I'd appreciate it if you went and checked up on them. Io andrei là da Jane a prescindere, come ho detto è una zona sopraelevata. Kenny, tu ti sei ripreso, ciccio? Are you okay, Kenny? Sure, why wouldn't I be? Ok. Hai completamente evitato la domanda, ma vabbè, dettagli. Ok, vediamo di raggiungere gli altri. Dopo tutte le disavventure dello scorso episodio, questa sembra una puntata un po' più tranquilla. Spero di non aver parlato a sproposito come mio solito e dopo 2 secondi si scatena all'infinito e oltre. Wow, un cimitero vero e proprio? Non dovevamo andare in un museo? Eh beh, giustamente trovi gente morta. Anche al museo la trovi, ma insomma ci siamo capiti. Ok, è un museo della guerra civile, come avrete notato. Beh... Just want to help. Jane said these don't work anymore. Nah, they're just for show. Be handy though. Also really loud. Good point. Beh, certo, affrontare le orde zombie a colpi di cannone della guerra del 1800 non mi pare la tattica migliore. Cioè, dovresti essere proprio disperato. A lì sarebbe piaciuto tantissimo sto posto, si sarebbe veramente divertito un sacco. Cos'è, un modellino del posto? È quello che ho detto anch'io. Ok, ah, quindi sarà pieno di cacca letteralmente dovunque. Qui cosa abbiamo? Un cappotto della guerra? Beh, ci servirebbero degli asciugamani, dicono sempre asciugamani acqua calda. Hopefully you won't always think of me like that. Not that I blame you if you did. Siamo onesti, per colpa sua si è scatenato tutto questo. Se lei fosse stata zitta, Carver probabilmente non ci avrebbe trovato in tempo e la maggior parte delle persone che sono morte negli ultimi episodi sarebbero ancora vive. You finally opened your eyes about Carver and what a bad person he was. That's something. Yeah. Sì, ma devi ancora farti perdonare, ciccia. That's great. Oh, i confederati. Già, è vero. Se non lo sapete, i confederati erano quelli a favore della schiavitù, quindi... Sì, insomma, Rebecca è afroamericana. Oh, siamo in un contesto di sopravvivenza, eh. È meglio se a sto punto ci do io un'occhiata per capire come aprire sto cocchio di posto. C'è una scatola piena zeppa di... Il cimitero, guarda che non escono da sottoterra, devi essere vivo per contrarre il virus. Ma sta cosa non si alza proprio? Te la quizzo tutta io, porcaccia la miseria. Ok, l'ha sollevata un po'. Boccione dell'acqua. Questo ci tornerebbe utile, di solito sono da 20 litri. Se è chiuso, peraltro.
20 litri, ci andiamo avanti qualche giorno. It's locked. You wanna kick it down? That'd make an awful lot of noise. Sì, ma se non ci sono zombie. You know, if somebody was small enough, they could maybe squeeze through that gap there. I could try to pry it open some more, but I don't know if that'll help. Ho capito, ho capito. All right, I'll go. Thanks, Clem. Just open the door from the other side. Mike will carry those things out. Might be a bit heavy for you. Sì, in effetti. Pesano la metà di lei, porca la miseria. Davvero non ce la fate a sollevare sto coso? I'm stuck. Oh, ma dai. Maybe I push from... E poi... Oh, oh, oh! Ma porca la miseria! No, questa è una cavolata. Allora, no, scusate una cosa. Gli zombie reagiscono al rumore. Sono 3 ore che quei due stavano palpeggiando la porta, quindi facendo rumore. Hanno sentito le nostre voci. Ho fatto rumore io con la saracinesca e questo aspetta dietro... Il bancone nascosto pronto a jumpscherarti. Ma io urlo al gomblotto, santo. Adesso la sfondi. Ma porca cane, ma vergognatevi. Bullizzalo male, bullizzalo male. Tranquillo che penso mi. E azunde. A posto, risolta pacificamente. Well, that happened. Sì, grazie Mike, ma siete due idioti comunque. Yeah, no problem. I'm so sorry about that, Clementine. We should have been more careful. Io non ho mai capito perché in The Walking Dead, prima di entrare in un edificio, apri la porta, fai un po' di rumore, senti se qualcuno nell'oscurità fa e dici, ok, magari c'è qualcuno. Non sono intelligenti, sono imbecilli. Non sto parlando degli zombie, sto parlando dei protagonisti di The Walking Dead, purtroppo. I'll keep checking the other room. Let's get this water. È incredibile, gli zombie non dovrebbero praticamente avere nessuna possibilità se non la superiorità numerica, Clem. Ma manco per il cocchio che lo sollevi. Quei cosi pesano lo sfacelo. Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Ok, mollo. Hey, I got this. E due ne tira su, 40 kg. Ayo, di che sei fatto? That looks pretty heavy. That's all right. I know it looks like a lot, but we could all go through this pretty quick. Ah, questo è poco, ma sicuro? We'll make a plan. Everyone will have enough. I hope so. That baby's gonna be hard on everyone, especially Rebecca. And between you and me, she's not looking too good. Hey, guys! Che succede? Sta arrivando qualcun altro? Come on, stay close. Oh no! Dimmi che non sono altri amici del tipo. Oh, procione! Figure it'd make a nice mate. We can eat raccoon? I need the shit out of that raccoon. Not like, I mean, just that I'd be really happy. Ok, si perde nella traduzione. La traduzione giusta è effettivamente mi mangerei di tutto di quel procione. Tra la traduzione maccheronica e mi mangerei anche la merda di quel procione. Per questo che lui è imbarazzato. Perché gli altri pensano che si mangerebbe anche la merda del suddetto procione. Ok, la battuta è questa. Non è che mangi tanto di un procione. Oh, ci ha visto! Ok, direi che è andato qui. Eccolo, eccolo. Non lo prendi ma neanche se vuoi. Va che mozzica. Va che mozzica. Prendilo, 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 prendilo. Ah, speravo di farcela. No, non fare rumore, non fare rumore. C'aveva anche i piccoli. Dove sono arrivati? Comparsi all'improvviso. Ci faceva i chicken mac procione, anzi i procione McNuggets con quelli. Well, at least it was kind of fun. Yeah. I guess it was. Yeah, che bello, moriremo di fame. Let's just get this back to Rebecca and the others. Sentite, l'importante è che siamo ancora tutti vivi e ci stiamo avvicinando alla fine dell'episodio con tutti vivi. Dovevo star zitto, vero? Nope. I could do this all day. Sì, direi che sta per partorire. Shit, shit, oh god. Breathe like I told you. Okay, 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 okay. E vabbè, in orda all'improvviso, oh, da dove? Oh no. Signori? Clementine. Non ci credo, non ci credo. Kenny, we've got to do something. Ah sì, è vero, Luke doveva far la guardia. Che fine ha fatto? Ma allora, ce l'ha il piede di porco, guardalo! Bastava chiedergli il piede di porco, avremmo risolto in 1,8 secondi. Kenny, we can't stay here. Clementine, where's the place you and Jane found? I'll show you. Good, someone help me up.
Prendi l'acqua, sì, ne avremo bisogno. Kenny può fare da solo. Mike, the water. On it. È l'unico che può trasportare l'acqua e senza siamo nella M più totale. E qualcuno ci ciula i boccioni. Sara, muoviti. E resta lì a guardare gli zombie lei. Vai a fare le carezzine agli zombie, Sara. Kenny, non perdere tempo, veloce. No, non con quella parte, devi trappanarlo. Trappanalo con l'altra. Lo so. Preoccupiamoci di un problema alla volta per adesso, gente. Kenny, ce ne sono altri 826 di zombie. Se ti vuoi occupare anche di loro. Ok, se ne è reso conto. Rebecca urla un po' più piano, cortesemente. Da dove arrivano tutti? Ho capito che sta urlando, ma siamo nel bel mezzo di una foresta. Ci sono comunque i suoni della natura che dovrebbero attutire, quelli delle urla, direbbe. Oddio, si sono messi a pucciare il biscotto, non ci credo mai nella vita. Porca la miseria. Quando un uomo ama una donna... No, non è vero mai nella vita. Quando un uomo vuole pucciare, puccia. Kenny, what's going on? We got God knows how many walkers out there, which you were supposed to be keeping an eye out for. Hey, hold on a second. Just tell me what's going on. What's going on is you're a reckless. I'm reckless. You know, you got a lot of nerve, Kenny. The walkers are right behind us. We have to keep them from getting up here. There's still the stairs. No! Perfetto, ora sono dove andare. Grazie, Rebecca. I'm sorry. Shit. Right over here. No, non gliene faccio la colpa, però. Urca la miseria. We should. You wanna help. Get out there and keep the walkers off us. I'll do this. Been here before. They can't rush us on the stairs. Shoot them before they get to us. Ok, aiuto gli altri, aiuto gli altri, veloci. Go. I've got Rebecca. Mio Dio, guarda quanti. Ok, devo sparare pure io. E vabbè, ma non fa la differenza a sto punto, dannazione, gente. Guarda quanti ne arrivano. Vabbè, un colpo morto. Stati zitto. Mettile qualcosa in bocca. No, ho detto che suona male, ma ci siamo capiti. Oh oh. E vabbè, non fai saltare una serratura, ma neanche se vuoi. Help us. Con cosa? Il cannone. Se lo metti davanti col coccio che lo spostano. Forza, 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 forza. Mettilo di spiego. La mia Q è pronta, ciccio. Te lo quizzo tutto. Oh no. Oh no, 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 no. Ok. Oh no. Venite via da lì, ragazzi idioti. Corri. Oddio, Sara. Oddio, Sara. No, vabbè, ci schiatta. Aspetta la volta buona che ci schiatta. Sara? Cerca di liberarti. Dobbiamo provare ad aiutarla. She's getting out of that. Pull me up. It's suicide. Just pull me up. Dai, ce la puoi fare, ha solo un paio di travi. Can't leave her without even trying. Just go. Dacchi da fare, Jane, avanti, pensa a tua sorella. Ok, salviamo Sara, parte seconda, perché è inutile come lo schifo. Oddio, sono tanti. Grazie, molto gentile. Forza, 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 forza. Ok. Io. You have to listen to me. Oddio mio. Trust Jane. Ah, porca puttana, si è fatta malissimo. No, ce la giochiamo. Ce la giochiamo, ce la giochiamo. Addio Sara. Oddio, sì. Non c'era modo di salvarla. Non è durata tanto di più, neanche mezza giornata. Ok. Rebecca, giuro che ti faccio partorire a ceffoni. Che succede? Cosa? Oh, ma dai. Da quando sono così furbi? Facciamo crollare tutto. Non è la peggiore delle idee. Sarà l'altro supporto, no? Se il primo ha ceduto, scusa la franchezza. Guardalo lì. Sta anche cedendo.
trust that, the whole thing comes down. Boosty. Serve il piede di porco di Kenny? No, con l'accetta si spezza la lama. Cosa vuoi fare? Clementine! Ah, vabbè, ok, sì, le viti stavano già rallentando. Dai, buoni. Sono il mio meglio, le va. La miseria. Ok. Ora siamo al sicuro? Come scendiamo, tuttavia? Potrebbe essere un bel problemone. Che succede? Oddio. È nato morto? No, ma povero. Tiragli due ceffoni come alla madre. Vedi che si ripiglia subito. Ma... Oh, meno male. Ma era farmi prendere colpi, santo cielo. Ha ripreso colore molto in fretta. Ok, non fatemi prendersi spaventi. C'era rischio che si trasformasse. Perché mi avete detto che anche un neonato può diventare un... uno zombie da un momento all'altro. Troppe emozioni, gente, troppe emozioni. Ok, gli zombie dovrebbero separarsi pian pianino. Ci basta restare qua al sicuro e vi sono tutti felici e contenti. L'importante è avere acqua. Si muore prima di disidratazione che di assenza di cibo. Hey Clementine. Hey. How's he doing? He's perfect. He's a perfect little man. Who's the most perfect little man in the whole world? He looks like Alvin. You think so? Definitely. Thank you. No, è sicuramente figlio di Carver. Ci scommetto quello che volete. I'm fine, I'm fine. I just wish I could get warm. Clem, why don't you give her that coat we found? Sì, a sto punto. Sorry, you know, about the color. You really think I care about that? Oh, brava, brava. Do you want to hold him? Non, ok. Of course, your family, here. Tienigli la testa sollevata. È quello l'importante. Ti chiamerò Franco. Tranquillizza il bambino in qualche modo. There you go. Non attirare gli zombie, non fare rumore. Look at you, like a big sister. Non la vedo messa molto bene. You both should rest. Especially you. When's the last time you slept, Kenny? About 2 years ago. I'm fine. But somebody's gotta watch you while mamma gets her beauty sleep. Ok, si è ripigliato un attimino. Non sniffare i bambini. Non l'ho mai capito sta fissazione dell'odore dei bambini. No, grazie, non vado in giro a sniffare i neonati. Jane, cosa stai a fare la guardia? Non posso mica salire qua sopra. Non mi dire che ci sta abbandonando, che la picchio male. Jane, vieni qua. Porca la miseria. Segno io a tentare la fuga ogni 2,1 secondi. Oh, shit. What are you doing? Listen. I'm sorry. I've gotta go. Ma guarda un po' chi se lo sarebbe mai aspettato. No, ma dai. È Luke. Sì, c'è l'inciuccio. What about Luke? What about him? Aren't you guys... Look. Luke's a nice guy, but it's not like that. And it can't ever be like that. Oh. Well, that's it then. Ah, ci abbandoni, te ne vai e tanti saluti. You know, Jamie, Sarah, I'm not gonna stick around and watch it happen to you too. Listen, when the shit hits the fan, because it always does, remember that you can make it on your own. It's not an option for everyone. If things start heading south, don't let them drag you down with them. È una scelta dura comunque abbandonare gli altri, eh? They make you feel like you do. Like it's all one happy family. Oh, and push comes to shove. Non le rispondo. You'll see. You take care of yourself. I mean that. Here. Oh, la limetta. Prendi lima o rifiuta lima. Perché dovrei rifiutarla? In effetti ci potrebbe tornare utile. Versatility is not overrated. E ci puoi accoltellare qualcuno all'occorrenza. Thanks. Yeah. I gotta go. Quindi abbiamo dei proiettili e una lima. Non so come questo mi possa aiutare in futuro, ma meglio che nulla, immagino. Addio, Jane! Grazie di aver fatto perdere la virginità, Luke. Meglio che niente, immagino. È il primo che riesce a pucciare dall'inizio del gioco, praticamente. Oh, ciao! Virginello, ex Virginello, stavo proprio parlando di te.
thought you'd be asleep by now. You okay? Meglio di te, questo è poco ma sicuro. No. I guess we all got stuff on our minds. Temperature's dropping. Low on food. I think we gotta stay put for a while. You know, for Rebecca and the baby. So I'm thinking as soon as it gets light, Jane and I should go explore. See if we can find some place to scavenge. Il problema è che il tizio russo di prima sa dove ci troviamo. Quindi il posto non è sicuro, effettivamente. For good. What? When? 30 secondi fa. Are you serious? She didn't say anything about leaving to me? Damn it! Dai che c'è gente che dorme, idiota. Dimmi, Teo. Hey, keep it down. Sorry. Sorry. Just... Jane's gone. Really? Luke, of all the childish bullshit. Childish? God damn it, Jane. You know, just... Lay off. No, buoni figlioli. This baby's life at risk, so you two can roll around teenagers. Look, I made a mistake, all right? No, it's not all right. What do you want? You guys are both acting like jerks. All you guys do is fight. Look, I'm sorry, okay? I f***ed up. But you know what, Jane? She made an offer. And Jesus Christ, I needed it, okay? I mean, look around you. Okay, everything is shit. So forgive me for wanting to enjoy one moment of something else. E ora il bambino piange. But this baby, he's what matters now. Got it? So get your shit together. Where's my baby? Arriva, arriva, un attimo. Everything is fine. We're gonna need a good place to raise him, which ain't here. We gotta push on. We head north, get to Wellington. That's our best shot. There's a town across the river. It might be safe there. Mm. At least it might be a good stop on the way. Kenny! I'm sorry. Kenny, devi smettere di rubare i bambini alle signore partorienti. E che cocchio. Clem's got a point. That could be a whole town full of supplies. And not that far from here. Whole lot better than here, anyway. Looks like that's our best bet. We need to get on the road as soon as possible. We leave at first light. Whoa, whoa! What are you talking about? Rebecca needs rest. A few days, at the least. Nevica? You've got that baby formula. And won't help the rest of us. Now what about shelter? Dio mio, in effetti dovremmo andare. A parte che Rebecca può rimanere qua un paio di giorni. Sì, un paio di giorni. Può rimanere qua la mattina, intanto che noi andiamo a controllare se ci sono risorse. Non è che dobbiamo per forza rimanere uniti a prescindere. We'll freeze out here. Kenny's right. We should leave in the morning. Rebecca is not in any condition to travel. I'll be fine. If there's a chance there's food, we have to risk it. Ma non tutti. Okay, fine, if that's what you want. Look, we should all try to get some sleep. It's been a long day. Sara, come va lì sotto? Ti sei tramutata in uno zombie? Sarebbe inquietante vederla tramutata in zombie, in effetti. Beh, è rimasta bloccata lì sotto, quindi... Forse il resto della struttura, quando è crollata, l'ha uccisa definitivamente. No, non ce la farà mai, Rebecca. È questione di giorni, probabilmente, ma è veramente molto debole. Buona signori, io direi che anche per questo episodio ci possiamo fermare qua. C'è stato il decesso della puntata, era inevitabile, voglio dire, prima o poi Sara sarebbe schiattata, non ce la poteva fare da sola. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti Jane non vi fa pucciare il biscotto e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!